L'artista Claudio Verganti affonda le sue radici pittoriche nel padre, un artista dilettante che lo trasporta in questo nuovo mondo. Inizialmente studia l'uso del colore pastello e dell'olio, ma poi inizia a sperimentare nell'uso dei materiali per rendere l'opera sempre più plastica. Ciò che caratterizza le opere di Claudio Verganti è la fusione di due elementi cardine per l'arte e le avanguardie del Novecento, la materia e il gesto. Questi elementi si uniscono in modo armonico e dinamico per creare opere d'arte informali, un'arte che si allontana dalla rappresentazione della natura, dall'astrazione anche geometrica e dalla forma, per dialogare con lo spettatore e trasmettere emozioni attraverso il solo uso della materia e del gesto pittorico. Ispirandosi al gesto creatore delle opere di Fontana o all'energia materica dei sacchi di Burri, Claudio Verganti unisce il segno espressivo con la potenza dei materiali usati. Nelle sue tele l'artista unisce l'uso dell'olio a quello della sabbia, un materiale estremamente naturale ma anche materico. Sembra infatti rendere le opere quasi scultorie e tridimensionali, dove è l'energia della materia la vera protagonista di ogni lavoro. Proprio per questo distacco dalle rappresentazioni della natura, le opere non presentano mai titolo. Lo spettatore è così portato a leggere in piena libertà, affidandosi alle sue sole emozioni, anche spesso contrastanti, ma in grado di catturare la sua anima. Le opere di Claudio Verganti uniscono alla matericità della sabbia il gesto della mano dell'artista. Ed è così che il suo pennello può ridisegnare linee che si infrangono, macchie di colori e cerchi capaci di rendere ogni opera dinamica ed energica. L'occhio dello spettatore, infatti, è portato a seguire queste linee, questi vortici o buchi neri di colore che catturano il suo sguardo. L'occhio dello spettatore segue il movimento della mano, leggendone le emozioni latenti. I colori sono sempre naturali e neutri, non ci sono accostamenti contrastanti, perché ciò che deve colpire è la matericità del colore, la sua plasticità e la sua capacità di comunicare con la sua forma. Ciò che risalta è invece il gesto della mano dell'artista, che come in una danza sprigiona tutta la sua energia per dipingere e liberare allo stesso tempo la sua anima. Claudio Verganti non vuole quindi rappresentare la natura allo spettatore, ma piuttosto presentare la sua anima e le sue libere e più intime emozioni che possono scuotere anche l'anima di chi osserva. L'artista ha esposto nelle più importanti città italiane come Torino e Milano e molti critici d'arte hanno scritto delle sue opere. Le sue tele rendono ogni ambiente estremamente dinamico grazie alla ricerca materica che l'artista fa in ogni lavoro, rendendo così le pareti ricche di movimento ed energia.